Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. State dicendo che per colpa dell'altro festival di Nicola Savino siete in rappresentanza Attenzione. Dei Pinguini Tattici Nucleari. Benvenuti a Radio Bruno. Grazie mille di cuore, grazie mille. Facciamo l'appello. Elio e Nicola. E Nicola. Siamo due sesti dei simpatici Pinguini Tattici Nucleari. Sì. La canzone è bellissima. Grazie di bella, cuore. Bella, sì. Piena di energia, quindi davvero ci è piaciuta molto. E, ragazzi, come avete risposto quando vi hanno detto si va al Festival di Sanremo? Beh, innanzitutto è stato un simpatico tam tam di chiamate fra di noi, un po' fra l'incredulo e il cosa. E poi lentamente abbiamo realizzato che era vero, e poi mano a mano lo stiamo vedendo concretizzarsi davanti agli occhi proprio in questi giorni qui. È un mondo un po' lontano da quello che abbiamo frequentato negli ultimi anni da musicisti, perché comunque noi abbiamo una lunga carriera come band live che è cresciuta molto lentamente, ma è cresciuta davvero tanto. Però questo mondo è diverso, è magico a suo modo, e stiamo imparando lentamente ad affrontarlo. Molto bene. Invece per giovedì io ho fatto un po' di fatica a imparare tutte le canzoni, ho fatto un medley pazzesco proprio in omaggio ai primi 70 anni del festival. Esatto, appunto per i 70 anni, quando ci hanno detto dovete scegliere una canzone che rappresenti il Festival della Canzone Italiana, non ce la siamo sentita di sceglierne una sola, ma le abbiamo scelte 7, una per decennio. Infatti partiremo appunto da Papaveri e Paper fino a Rolls Royce di Achille Lauro, per prendere proprio tutti i 70 anni del festival. Ma come sarà? Sarà proprio una vostra versione, un puro omaggio? Allora, in realtà è una specie di mostro composito con tante teste, ognuna delle teste è una di queste canzoni. Le cose più musicalmente ardite sono quelle che collegano una canzone all'altra. Le canzoni in sé saranno molto riconoscibili e anche e ci ha fatto piacere poter citare gli arrangiamenti originali, soprattutto quelli orchestrali, perché il grosso del lavoro di preparazione di questo medley è stato fatto con l'aiuto del maestro Enrico Melozzi, che noi salutiamo e ringraziamo, che è veramente una forza della natura e che ci ha aiutato tantissimo in questo lavoro. Molto bene, allora lo sapete che comunque è un grandissimo circo, un carrozzone, comunque una macchina meravigliosa Sanremo che vi proietta direttamente dai tanti live che avete detto alla popolarità di tutta Italia. È una bella responsabilità. Abbiamo le spalle larghe, sì. E siamo sì, in tanti, sì. Così dividiamo le responsabilità e le ansie, però sì, è una bella responsabilità. A noi piace anche pensare, visto che siamo piuttosto giovani in realtà, anche se parliamo così in modo un po' attempato, ai baffi, lui al barba, i capelli un po' bianchi. Ma siete tra i 25 e i 28. Esattamente, sì, siamo anni, tra i 25 e i 28, e ci piace poter pensare che diamo un po' voce a una certa fetta della popolazione italiana che ogni tanto ha bisogno di essere raccontata in qualche modo. E che cos'è invece quello che ancora tra le varie interviste non vi hanno chiesto, che insomma in esclusiva per gli amici di Radio Bruno, visto che siete in rappresentanza e non ci siete tutti, quindi ce lo dovete, volete insomma raccontarci? Domanda aperta su un tema po' libero. Alla Marzullo, dai. Okay. Hai delle idee, ragazzi? Fatto di essere, forse una roba che non abbiamo ancora detto, l'abbiamo detto nelle interviste passate, ma qui a Sanremo non l'abbiamo ancora detto, che insomma abbiamo diversi usi, diversi modi, tipo ad esempio il nostro chitarrista è vegano, quindi poi la nostra ragazza che ci segue è celiaca, abbiamo insomma tutti questi abbiamo queste dei problemi cose, alimentari, ma li affrontiamo con forza. Esatto, insomma. Che la roba che non è una roba chissà che, però non l'abbiamo ancora detto a nessuno, quindi questa è in esclusiva per voi. In esclusiva, amici, ce l'abbiamo fatta su un'altra cosa. Che avete comunque un vostro camioncino insomma per il tour, e lì sopra le ragazze non sono ammesse, le questa vostre. È una cosa che è stata estrapolata da un discorso, sì. Nel senso che noi adoriamo le ragazze, esatto. Abbiamo quasi tutti, io personalmente no, una ragazza, ma gli altri sì. La questione è che il nostro furgone è troppo pieno, noi siamo in sei e abbiamo un sacco di strumenti da portarci dietro, quindi non è che le ragazze non le portiamo perché non le vogliamo, perché non ci stanno. E anzi quasi tutto il nostro staff che ci segue qua a Sanremo è composto praticamente da donne e da ragazze. Siamo molto fieri del nostro team, molto al femminile. Esatto, molto bene. Siamo stati veramente felici di avervi i nostri ospiti, grazie mille Pinguini Tattici Nucleari. Grazie di cuore a voi. Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con l'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlù, diversamente tu.